Ciao a tutti, in questo video vedremo come reclutare Mark e Axel giovani in Inazuma Eleven Go Luce e Ombra. Allora andiamo alla Raymond. Allora, per prima cosa bisogna aver fatto il download in collegamento. Bisogna andare nel menu principale e al posto di fare continua bisogna fare collegamento e poi download, scaricare i dati. Poi andremo qua e troveremo il club premium e Mark e Axel saranno qua. Allora, primo requisito, allenamento speciale, e lo troviamo qua. Allora, quello di Axel. Ogni amico card costa 9120 punti carisma. E qua come scrigno troviamo l'allenamento speciale. Ritorniamo alla Raymond. E serviva la foto Graffiti Raymond 11. Allora, guanti Raymond e scarpini Raymond li otteniamo già con la storia. Infatti tutti i giocatori della Raymond hanno scarpini Raymond e Sam Gook ha guanti Raymond, quindi per quello siamo a posto. Invece dobbiamo andare a trovare la foto Graffiti Raymond 11 e poi due temi. Allora, Graffiti Raymond 11 sono qua come foto, ed è qua si fa la foto. Ora andiamo a vedere il tema il calcio alla Raymond, che si trova parlando con questa persona qua. Io l'ho già ottenuto, però parlando con questa persona si ottiene il tema. Invece per Axel serviva il tema il giocatore leggendario, che lo andiamo a trovare. Il giocatore leggendario si ottiene parlando, mi sembra, con questo qua. Se mi ricordo bene, non ne sono molto sicuro, però è da queste parti. Se non è quello, è questo. Se no, è questo. Oppure quest'altro, però no, è difficile. Quello che secondo me è quello giusto è il primo che ho detto, quello sul ponte. E quindi con questi requisiti avremmo preso Mark e Axel. Solo che io ancora non ho preso l'amico card, però vabbè, non fa niente, adesso faccio i punti e li recluto. Attenzione, perché come voi sapete io Mark e Axel ce li ho. Infatti adesso sto usando la versione ombra, dove ancora non ho fatto molti progressi nella storia. E allora siamo a posto, abbiamo trovato tutti i requisiti di Inazuma, delle amico card di Mark e Axel. E ora siamo a posto, diciamo che le possiamo prendere. E adesso per questa guida è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.